L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 25 novembre in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria e economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto amministrativo, contratti pubblici, e the award goes to Angelo Annibali, studio legale AOR Avvocati. Per la professionalità, la trasparenza e il costante focus sul cliente, per le risposte sempre attuali e sempre puntuali ed efficaci, e l'intensa attività editoriale e formativa. Angelo Annibali, studio legale AOR Avvocati, avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto amministrativo, contratti pubblici. Eccoci. Ma giusto, noi aspettiamo, siete voi protagonisti. Noi non ci muoviamo. Il premio, prego. Ecco qui, complimenti. La X, perfetto, oramai è rodato il doppio passaggio. Siamo in compagnia dell'avvocato Angelo Annibali, socio dello studio legale AOR. Benvenuto, avvocato. Grazie. Avvocato, questa sera ha ottenuto il riconoscimento come avvocato dell'anno nel settore del diritto amministrativo. Che commenti può fare a questo premio? Allora, innanzitutto è un enorme piacere ricevere questo riconoscimento. Sono consapevole, d'altronde, che però questo tipo di vittoria, di riconoscimento, in realtà sono poi un lavoro di squadra sostanzialmente, anche se è un premio individuale. E quindi colgo l'occasione per dividerlo e condividerlo con tutto lo studio, quindi con i miei soci e i collaboratori di AOR Avvocati. E d'altronde, ecco, siamo un team molto unito. Quest'anno abbiamo avuto l'ingresso di due nuovi soci, attualmente siamo sei soci e lavoriamo molto bene tra noi, in armonia e in sintonia. E siamo un bel team, ecco perché con piacere divido e condivido il premio con loro, e vi ringrazio, ecco, per questa vittoria. Secondo lei, che tipo di impatto ha avuto la pandemia sulla professione e qual è stato il vostro approccio come studio? Allora, non nascondo che la pandemia per una professione come la nostra ha avuto un impatto molto rilevante. Perché dico questo? Perché la nostra è una professione fatta di contatti personali, tra udienze e incontri con i clienti, e quindi, ecco, l'impatto specialmente all'inizio è stato molto importante. Noi personalmente come studio ci siamo subito adeguati, specialmente all'inizio della situazione pandemica, creando una nostra piattaforma dove siamo riusciti a continuare a lavorare senza soluzioni di continuità, pur non in presenza, e a mantenere un costante contatto con i clienti con le riunioni e i webinar che quotidianamente proponiamo ai clienti sulle materie che sono poi il nostro cavallo di battaglia, ovvero quello degli appalti pubblici e dei servizi pubblici locali. Devo anche ammettere però che dopo un primo periodo un po' di organizzazione, questa modalità di lavoro anche a distanza attraverso l'utilizzo della piattaforma non ci dispiace, perché comunque abbiamo preso atto che ne acquista la qualità del lavoro. Quindi, fermo restando che, come dicevo, il contatto, la presenza è per un avvocato importante, in un futuro trovare il giusto compromesso tra questa attività di lavoro a distanza e quella in presenza potrebbe essere anche una soluzione ideale per poter lavorare sempre più di qualità. Ecco, le chiedo, che obiettivi vi ponete per il 2022? Allora, per il 2022, se lei mi parla di obiettivi, mi vengono in mente due parole fondamentalmente: consolidare ed investire. Consolidare innanzitutto le posizioni raggiunte nello studio nel 2021, il nostro è uno studio giovane che è nato soltanto da 6 anni, ma che nel corso degli anni è sempre cresciuto in modo costante, e quindi già mantenere ciò che abbiamo raggiunto nel 2021 è un obiettivo. Investire invece, mi rivolgo ai giovani colleghi che fanno parte insieme a noi soci dello studio, investire sulla loro crescita. Noi abbiamo dei colleghi che, oltre a essere delle ottime persone, sono anche dei bravissimi professionisti, e quindi investire su di loro, affiancarli nel loro percorso di crescita, per poi, come è già successo, no, diventino anche soci dello studio per noi, che abbiamo investito su di loro, e per loro che hanno riposto fiducia in noi, sarebbe la vittoria più importante.